sentiamo sempre più parlare di sostenibilità, grandi progetti, complessità. Ti chiedo come può la tecnologia offsite andare a dare un contributo all'architettura del futuro e come può migliorare le fasi di cantiere e andare a dare una linea nuova nel mondo, nel panorama dell'architettura. Allora, l'approccio dello studio ha ovviamente come iconico il lavoro del bosco verticale, che è appunto basato su principi di sostenibilità e indaga il rapporto tra città e natura, tra uomo e natura all'interno dello spazio dell'abitare. E quindi, dall'urbanistica all'architettura sono dei principi, il principio della sostenibilità è trasversale nel nostro approccio. In particolare anche la sostenibilità dal punto di vista economico è sempre più urgente come sfida all'interno anche della progettazione stessa dei boschi verticali per renderli accessibili a degli utenti di diversa provenienza, con diverse possibilità economiche. È stato inaugurato, per esempio, settimana scorsa il primo social housing, bosco verticale di social housing in Olanda. E questo è stato possibile proprio perché abbiamo utilizzato delle tecnologie prefabbricate. Questo ha permesso di realizzare appunto un progetto complesso come quello del bosco verticale, dove appunto la vegetazione ha un ruolo centrale e tutta la tecnologia che accompagna a portare su delle facciate il verde, ma attraverso il prefabbricato è stato possibile controllare i costi e realizzare appunto degli appartamenti dove adesso stanno entrando studenti, famiglie, giovani coppie, e quindi per noi è stata la prima occasione di sperimentare attraverso il prefabbricato la possibilità di contenere i costi di un progetto complesso come il Bosco Verticale, che a Milano è stato il primo prototipo. Invece, cambiando argomento e rimanendo in quest'ottica, l'inverdimento urbano, come si colloca nei vostri progetti, soprattutto questo elemento del verde, come migliora, come dà un alto valore alle vostre architetture. Come abbiamo raccontato nelle lezioni che abbiamo fatto a Bologna in queste settimane, è sempre più urgente, capire il ruolo che le città giocano nel cambiamento climatico. E quindi è urgente trovare delle soluzioni prima di tutto rispetto alla problematica del cambiamento climatico all'interno della città. E il tema della forestazione è uno dei principi cardine su cui stiamo definendo delle linee guida, per esempio in progetti che lavorano con i comuni italiani a livello urbanistico e poi anche nella progettazione architettonica vera e propria come può essere il bosco verticale. È centrale infatti creare delle infrastrutture verdi all'interno della città, creare appunto quelle che si chiamano Green and Blue Infrastructure, dove si accompagnano corridoi di verde con servizi alla città. E questo è un po' il cardine a livello forse più urbanistico. Nello stesso tempo il consumo di suolo è un tema centrale nel controllo nel confrontarsi con il cambiamento climatico. L'Italia è un territorio fragile e l'impermeabilizzazione che ha vissuto l'Italia negli ultimi 50 anni lo ha reso ancora più fragile. Quindi un altro elemento che si deve portare nella costruzione di linee guida all'interno della città è sicuramente il controllo del consumo di suolo e l'impermeabilizzazione. Le facciate e i tetti verdi giocano anche qui un ruolo fondamentale, perché sappiamo che nelle città l'isola di calore è uno degli elementi, delle problematiche più presenti.
Il bosco verticale con le sue facciate verdi è per esempio uno degli elementi con cui si può attenuare l'isola di calore delle città. I tetti verdi hanno una doppia funzione, aiutano dal punto di vista del controllo termico gli edifici, ma la bellezza che hanno è che sono anche possono diventare dei giardini a un'altra quota dove gli abitanti possono accedere. Quindi questo tema non solo della forestazione urbana, ma in generale il cambiamento di prospettiva che si sta facendo sulle città potrà un giorno forse diventare un po' il cuore di una nuova sostenibilità orientata sulle città. Quindi possiamo parlare di una città che anche in questo tempo di pandemia possa avere per gli abitanti una nuova via di fuga o comunque un luogo dove ripararsi in certi momenti, quindi i tetti delle nostre città potrebbero diventare qualcosa di veramente sfruttabile e importante. Ci sono diversi articoli negli ultimi anni che raccontano anche come la fauna, cioè una nuova fauna che sta entrando nella città, dalle volpi o ai gabbiani. Quindi il rapporto uomo e natura è complesso e nella città si giocano queste sfide. Durante il periodo della pandemia è venuto fuori, come tu accennavi, anche la necessità di un nuovo rapporto di vicinato. Tutti noi abbiamo smesso di viaggiare, abbiamo smesso di spostarci e è diventato cruciale quello che si vive nel proprio quartiere. Abbiamo sperimentato tanti amici, colleghi, magari a Londra raccontavano di come frequentavano community garden all'interno del loro quartiere perché erano degli spazi di sfogo. Noi anche in studio abbiamo provato anche a capire appunto i tetti verdi dei nostri futuri progetti, come potevano diventare dei luoghi dove ritrovarsi con il proprio vicino, dove cercare un po' un nuovo rapporto anche di vicinato e di cittadinanza, però alla scala di quartiere. E mi viene in mente che anche in un master plan, per esempio, che abbiamo fatto in Albania, proprio con l'occasione ovviamente drammatica, però che ha portato tutti a riflettere della pandemia, le linee guida che abbiamo costruito nel master plan cercavano di cambiare anche la prospettiva di come si costruiscono le città ora, cioè appunto il rapporto di vicinato diventa cruciale forse a seguito di quello che è successo negli ultimi 2 anni. Pensare ai servizi a livello locale, cercare di riportare le persone a vivere il proprio quartiere, non per forza dover compiere grandi distanze per raggiungere scuole, servizi, parchi, diventa un po' la matrice su cui ripensare le città, anche questo. Quindi abbiamo parlato, diciamo, di un'edilizia che cambia sempre più verso l'off-site. Abbiamo capito che, speriamo, più tetti verdi e più spazio verde nelle città, e quindi, parlando di futuro, qual è il consiglio che dai a un giovane progettista o a un giovane che vuole approcciarsi a questa professione dell'architettura da oggi per il futuro? Ecco, appunto, tutti questi temi che abbiamo toccato prima rendono chiaro che non si parla solo di architettura. Per me, ma lo vedo quotidianamente nell'esperienza di studio, è indispensabile interfacciarsi con tutte le discipline che compongono la costruzione di progetti che vanno dall'urbanistica all'architettura, ma che possono anche toccare la comunicazione. Quindi la multidisciplinarietà credo che sia un orizzonte su cui i giovani professionisti devono avere forse per approcciarsi oggi al mondo del lavoro. Cioè, è importante avere una competenza, una capacità sulla propria disciplina, ma bisogna essere molto sensibili e aperti a tutto il resto delle discipline che entrano in questo mondo. Quindi che vanno dall'agronomo al botanico, che vanno da chi invece sviluppa delle tecnologie, per esempio
Ci sono, adesso diventa indispensabile capire anche come controllare la progettazione per avere delle architetture passive, quindi avere un confronto anche con chi ha queste competenze e aiuta a costruire dei progetti sempre più sostenibili è indispensabile. Ma anche l'arte è importante nel nostro progettare, perché attraverso l'arte, che può essere il cinema o la fotografia, forse acquistiamo una sensibilità diversa di sguardo sul mondo. Quindi il consiglio è questo: essere aperti a tutto, con curiosità rispetto al mondo. Una mente aperta, ecco. Sì. Grazie Sara. Grazie a voi.